Eccoci qua, ben ritrovati amici miei. Buon giovedì a tutti. Ci siamo quasi, dai, siamo arrivati. Siamo praticamente arrivati. Era ora, non vedevamo l'ora tutti quanti di questo fine settimana maledetto dopo il fine settimana delle nazionali. Ci siamo, la partita, diciamo, della stagione. Una partita che ci vedrà, vabbè, sfavorito. Ne ho parlato ieri di quello che sarà Napoli-Milan. Secondo me, oggi un discorso ben diverso. Allora, innanzitutto, ragazzi, non mi deludete perché ultimamente mi state facendo veramente sognare, mi state facendo veramente. Vi ringrazio a tutti quanti del supporto. Questa settimana siamo andati benissimo, veramente, veramente. Se continuiamo sono ancora più contento. E iscrivetevi anche al canale di Capoccia Rossonere Dome Bet. Vi ricordo sempre, martedì l'angolo rossonero fisso. Stavolta però ci sarà una variazione di orario per problemi lavorativi, ecco. Quindi si sarà spostata soltanto di una mezz'ora, quindi voglio dire, non, nessun problema. Allora, tutti parlano di questo rinnovo di Ibrahimovic. Ragazzi, è difficile da accettare il rinnovo di Ibrahimovic. Con tutto l'amore che possiamo avere per questo giocatore, per quello che ha fatto, per quello che ha dato, cioè arriva il momento che il cordone ombelicale va tagliato. Ragazzi, quest'anno andrà per i 42 anni. Quest'anno non l'hai portato in lista Champions. È rientrato a febbraio dopo l'ultima partita, l'aveva fatto nella partita dello scudetto. Io capisco che, cioè, lui l'ha detto un sacco di volte: ho paura di smettere. Ho paura, si può capire. Cioè, è la stessa cosa che ha fatto Totti. Non voleva smettere perché aveva paura. Però arriva il momento, figlio mio, smettono tutti. Prima o poi arriverà quel giorno. E non devi smettere quando, cioè, proprio non stai più in piedi, perché praticamente rovini, secondo me, la tua figura di non voglio essere blasfemo, però uno dei, cioè, dopo Messi e Ronaldo, secondo me, raga, negli ultimi 20 anni Ibrahimovic. Dopo Messi e Ronaldo sono proprio due, non lo so, leggendari, ma anche Ibrahimovic lo è. Però non ha mai vinto un pallone d'oro, non ha mai vinto la Champions League. È un attaccante, è un giocatore generazionale. Però, ragazzi, io continuo a ripetervelo. Basta. Cioè, io non l'avrei fatto. Onestamente, non l'avrei fatto. Soprattutto se poi dopo, se ha un problemino, questo sta fuori altri 2 o 3 mesi. Cioè, poi non lo porti in lista Champions, cosa te lo tieni a fare? Sì, la mentalità dello spogliatoio, ho capito, ma un giorno questa squadra qui dovrà camminare con le sue gambe, dovrà camminare. Senza Ibrahimovic, Ibrahimovic può fare il secondo di Pioli. Io lo vedrei bene come secondo di Pioli. Però in campo, raga, basta. In campo basta. Io non l'avrei fatto assolutamente. Gli avrei detto: guarda, con tutto il bene ci abbracciamo, ci vogliamo bene. Ti faccio un contratto triennale come secondo di Pioli. Lo accetti? Sì. Bene. Lo accetti? No. Ragazzi, ragazzo mio. Cioè, basta. Basta. Soprattutto perché poi, cioè, ragazzi, questi qua già ve lo stanno dicendo adesso dalla copertina, non c'entra niente questo qua, però questo discorso qui lo volevo fare. Poi, su Giroud sono d'accordo, perché comunque un anno, per quello che ha fatto, per quello che sta continuando a fare quest'uomo, passare da 3-2 a 3-8 è come dargli una fiche in più, cioè allungargli di un anno e aumentarli di poco, voglio dire. Per noi comuni mortali non è poco, per loro sono bruscolini. Su Giroud mi trovate d'accordo. Su Ibra no. Mi dispiace, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io credo che molti la penseranno come me, ma cioè, nel senso, ci può stare anche pensarla diversamente. Però io ho paura che l'anno prossimo poi saremo ancora punti a capo. Io ho paura, perché anche l'anno scorso lo dicevamo. Rinnovo, però poi se si deve operare l'anno prossimo, poi dopo io dicevo la stessa cosa. Perché a furia di fare un anno e un anno e un anno, questo arriva a 48 anni che continua a fare un anno e un anno e un anno. No, figlio mio, basta. Detto questo, la copertina la volevo dedicare a questo giocatore che a me piace. Non da sempre, nel senso, non è che lo conosco da quando giocava nel Rieti, perché ho visto che giocava nel Rieti anche. Però quest'anno, lasciando stare il fatto che è della Cremonese, che è l'ultima squadra del campionato, una squadra sinceramente secondo me la più scarsa, però è un terzino che secondo me non è da Cremonese, è da palcoscenici, tra virgolette, più importanti,
quest'anno ha fatto 2 gol e 2 assist, per la squadra ultima in classifica, ultimo penultima in classifica, voglio dire, non è neanche così male. E noi ci serve uno italiano che cacci via Ballotore a parametro zero, giovane. Cioè, questo qua è perfetto, è perfetto. E poi quest'anno, ragazzi, io Valeri l'ho visto giocare con la Roma. Adesso non voglio fare paragoni grandissimi, però voglio dire, ha fatto una partita dove li ha tritati sulla falla, veramente li ha tritati. Andatevela a vedere, l'unica partita che ha vinto la Cremonese quest'anno, poco fa, eh. Poi mi ricordo la partita con l'Atalanta dove ha anche segnato. Voglio dire, a me questo giocatore qua piace veramente tanto. Piace tanto, e molto sottovalutato, ovviamente, un giocatore che viene dalla Cremonese, ragazzi, cioè, però è parametro zero, è italiano, ripeto, parametro zero, italiano. Poi noi abbiamo Ballotore, voglio dire, cioè, quest'anno sinceramente non ci saranno, secondo me, neanche i soldi che abbiamo avuto l'anno scorso, perché già te lo stanno facendo capire, rinnovando Giroud e Ibra già te lo stanno facendo capire. Poi dopo non vi lamentate, non vi lamentate. Poi per quello io dopo mi lamento dei prezzi dei biglietti, 84 euro e poi dopo mi devo accontentare dei parametri zero. Io questa cosa qui che non proprio mi manda in bestia, veramente proprio da prendermi a pugni in testa, davvero. Perché non riesco a capire queste cose. Cioè, mettete biglietti alle stelle e poi dopo sportiello, parametro zero. Io adesso parlo di Valeri, Emanuele Valeri. Di questo sarei contento. Però io dico, da come... Proprio avevo fatto un video, mi ricordo, sugli svincolati. C'è una miriade di svincolati che veramente, se tu non hai i soldi, ti rifai la squadra più forte di quella di quest'anno. E parlo di Aouar, e parlo di Daoud, e parlo di Ndicka, e parlo di Valer. Ma proprio gente che va tutta a puntellare. Che secondo me non dovresti farti scappare. Cioè proprio, Valeri? Cioè Valeri, svincolato, l'anno prossimo Ballotore lo devo cacciare via dove minchia deve andare lui, se ne deve andare veramente... Non voglio offenderlo, però, raga, questo ha giocato 2 anni nel Milan. Cioè, deve andare in chiesa a pregare. Questo qua ha giocato 2 anni nel Milan. Che giocatore è Ballotore? Ma non scherziamo. Valeri, secondo me, sarebbe perfetto. Perfetto. Per far rifiatare Theo Hernandez. Poi, sinceramente, è un giocatore che assomiglia molto a Parisi. Un po' me lo ricorda, anche se Parisi è un po' più falloso. Lui è molto più ordinato. In difesa è molto molto preparato. Poi quando vai in avanti, raga, un bel trenino, eh. Che altro dire? Ve lo dico, cioè ve lo sto dicendo. Già ve lo stanno dicendo che quest'anno non si faranno tantissime spese. Rinnovando Giroud e Ibra, io già lo so che dovrò bestemmiare, perché io il calciomercato lo vivo male. Cioè io lo vivo proprio 365 giorni all'anno. Quando poi si apre veramente il calciomercato, io poi dopo vedo questa società che è ferma. Cioè tu nelle partite di Champions League fai 10 milioni di euro l'anno e Leao rinnovamelo e fallo sto sforzo. La multa va bene, ti do tutta la ragione che vuoi, e dagli sti 7 milioni e mezzo, mal che vada arriva qualcuno che paga per avere forza contrattuale. Tu cazzarola. Quello che voglio far capire io a queste persone qua: se tu lo rinnovi, gli dai 7 milioni e mezzo, l'anno dopo lo vendi tranquillamente, lo fai stare più tranquillo, lui rende di più. Secondo me i 100 milioni te li puoi anche prendere. Adesso come adesso, ad oggi, Leao, se ti prendi 50-60 milioni già sono tanti, eh? Ad oggi, perché c'hai un anno di contratto, il giocatore da 2 mesi ha fatto un assist, e l'altra sera ha segnato contro Lussemburgo. Voglio dire, ha sbagliato anche un rigore, ha segnato contro Lussemburgo. Cioè, è come non farli sti gol. Quindi adesso come adesso Leao è svalutato. Svalutato, proprio si è dimezzato il suo valore. Io mi ricordo, se vi ricordate anche voi, il Leao del derby, dell'andata, dove fece doppietta. Là era un mostro. Là era veramente... Cioè, era proprio la laurea di Super Saiyan aveva. Era giallo intorno. Adesso come adesso, ragazzi, in questi ultimi 2 mesi Leao si è svalutato tantissimo. Quindi alla società non gli voglio dire neanche più niente, perché tanto da quali entra e di quali esce. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, amici miei. Ci vediamo domani. Domani penso che faccio i pronostici. Fatemi sapere se volete i pronostici. Non lo so. Lo chiedo a voi. Se ricevo risposte più positive per quanto riguarda i pronostici,
Faremo i pronostici. Ragazzi, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando, la campanella e soprattutto i mi piace, perché sono sempre pochi mi piace. Ragazzi, io vi saluto, forza Milan sempre. Siamo arrivati, dai, manca poco, manca poco. Ciao.